La ringrazio, Presidente. Io non ho capito se la consigliera che mi ha preceduto ha parlato a titolo personale perché nel suo intervento ha citato il Movimento 5 Stelle. Quindi io che parlo a nome, credo, di questa maggioranza e Quella vera. vedo anche, diciamo, suggerimenti su come bisogna votare da una parte all'altra dell'Aula, ma io mi tengo fuori perché sono assolutamente tranquilla del fatto che questa maggioranza, questa proposta, la sposi al 100% e ancora di più. Perché noi abbiamo una visione della città e dell'urbanistica che è molto differente. È molto differente rispetto a quella che è stata rappresentata da chi mi ha preceduto. L'urbanistica, qualcuno lo dovrebbe sapere, non è fatta di calcoli e di numeri da salumiere. L'urbanistica è qualcosa che deve incidere sulla città, sulla qualità della vita dei cittadini. E quella è la nostra visione. In questa delibera, dicevo, noi come maggioranza la sposiamo al 100%, anche se è vero che parte da un qualcosa che è già stato definito all'interno del piano regolatore, ma ci dà con una semplice riperimetrazione di un ambito la possibilità di far partecipare quest'area degradata e di fatto non vissuta come se fosse un buco nero all'interno della nostra città ad un grande bando internazionale a cui potranno prendere parte grandi studi di progettazione che potranno portare con i loro progetti fatti da team costituiti da urbanisti, architetti, sociologi, ambientalisti, trasportisti, in collaborazione con i cittadini, con i comitati di quelle zone che dovranno, proprio per costituzione del bando internazionale di Reinventing City, confrontarsi come già abbiamo cominciato a fare noi insieme al municipio, con i cittadini, con i comitati. Abbiamo fatto le assemblee nella rimessa dell'ATAC proprio a dicembre. Eravamo tantissime persone quella sera al freddo, c'è stata grande partecipazione, ma noi abbiamo già portato questa nostra idea sul territorio e il territorio si è confrontato con noi, l'ha sposata perché in quell'area il territorio ci vede un'area abbandonata, degradata, che ha assolutamente bisogno di essere riqualificata. E allora come la vogliamo riqualificare? Perché se noi amministriamo una città, non possiamo amministrarla facendoci opposizione da soli, ma dobbiamo cercare veramente da amministratori responsabili decidere quali debbano essere i criteri che devono essere alla base dei progetti che dovranno essere presentati a Roma Capitale. Quindi voglio ricordare che quella è un'area che non è di proprietà di Roma Capitale. Noi la stessa operazione l'abbiamo fatta su altri ambiti con la delibera Reinventiamo Roma. E già in sede di discussione di commissione con tutti i consiglieri abbiamo ritenuto opportuno che Roma si facesse promotrice anche nei confronti di altri enti, perché noi non siamo proprietari di tutto il territorio e di tutto il patrimonio di Roma, ma noi lo amministriamo quel territorio e quindi vogliamo che in ogni millimetro, in ogni centimetro questa città doni a chi la vive qualità. Quindi Roma viene sempre messa a confronto con altre città italiane e straniere, Milano, Bologna, per la sua incapacità di non sapersi evolvere, di non dare ai suoi cittadini dei servizi veri. E noi questo vogliamo fare con questa delibera. Quindi per noi questo è un punto di partenza. Abbiamo definito quelli che sono per noi i criteri che questi progetti devono rispettare: massima accessibilità, efficientamento energetico, riqualificazione ambientale, mobilità sostenibile, messa in collegamento tra i vari sistemi di trasporto urbano, ciclopedonalità, sono tutte cose che noi vedremo e non vediamo l'ora veramente di vederle queste cose all'interno di un progetto che
dovrà mirare alla riqualificazione totale di quelle aree a vantaggio esclusivo dei cittadini. Questo per noi è la cosa importante. Poi, se vogliamo discutere del piccolo palazzetto che viene scorporato, rientra in T7, quella non è un'area ma è un edificio che di fatto è un errore del piano regolatore, sinceramente mi sembra proprio di sminuire con questi discorsi l'importanza invece di quest'atto che stiamo andando a votare oggi in aula. Quindi io mi esprimo in dissenso rispetto alla consigliera che mi ha preceduto e credo di rappresentare la maggioranza del Movimento 5 Stelle, dichiarando il voto favorevole a questa delibera. Grazie.